che quando l'abbraccio la mano scende un po' in basso, me l'ha fatta fare dietro a un palo della luce. Siamo tutti dei pervertiti. Vabbè, per lo stortino 30 secondi perché disabi. Ragazzi, io vi conosco bene e so che siete delle persone molto curiose come me, quindi ho voluto sfruttare l'occasione e chiamare Stortino. Buongiorno a tutti. Per fargli le domande più imbarazzanti possibili. No, perché? Mi dispiace, oggi sarà un bel po' imbarazzante. E preparati. Voi intanto, ragazzi, dobbiamo assolutamente arrivare a 10.000 mi piace se volete il prossimo ospite a cui farò le domande molto ma molto imbarazzanti. E vi ricordo che se inserite il codice Chic in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi reposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Ragazzi, direi che nel frattempo atterrerò a Siepi. È il posto perfetto per fare domande imbarazzanti. Ok, Stortino, preparati perché la prima domanda è già molto pesante, eh? Sono pronto, sono nato pronto. Ok, come ti chiami? Cioè, tu puoi partire già così in quarta. Lo so. Guarda, mi chiamo Michele, però preferisco essere chiamato Miki, Stortino, aspetta ma non troppo. Ok. E la seconda è, quanti anni hai? Questa è la domanda che si fanno tutti quanti. Lo Stortino ne ha 14 per 2, quindi 28. Ok. Ma la prossima sarà, qual è il tuo colore preferito? Is red. Cioè, ti faccio pure l'inglesotto rosso. Mamma mia, che qualità. Ok. Beh, comunque, Stortino, ti sembrano domande facili a cui rispondere? Facilissime, guarda, è come bere un bicchiere d'acqua. Ok. Naturale. Sì. Perfetto, allora me lo bevo io ora un bicchiere d'acqua, perché ti faccio quelle veramente imbarazzanti. Iniziando con, dimmi il posto più strano in cui hai fatto la pipì. In cui ho fatto la pipì. Oh sì. Allora, se mi dicevi cacca, l'avevo fatta. Cioè, in realtà da piccolo, non è colpa mia. No, è la pipì, no, è la pipì. No, va bene, allora se parliamo di pipì, l'ho fatta nel bosco. Ma chi non ha mai fatto la pipì nel bosco? Beh, dai. Io credo che ogni volta che vado in un bosco ci faccio la pipì. È tipo la mia firma personale, quindi dai, diciamo che non è tanto imbarazzante. Ok, non trovo un pompa intanto io, ma che cavolo. Oh no, però c'è un nemico l'ho trovato. È mio? Oh mio Dio. Ah, non era fortissimo. Ok, comunque la seconda è, dato che avevi tanto voglia di raccontarla, qual è il posto più strano in cui hai fatto la cacca? Non è stata colpa mia, perché di solito lo Stortino fa la cacca nel gabinetto, giustamente. Come tutti. Tutti, spero. Comunque, diciamo che quando ero piccola, una mia sorella delle due, praticamente ero in giro con lei per Como e mi scappava la cacca. E cosa ha fatto? Me l'ha fatta fare dietro a un palo della luce e mi ha pulito con, vabbè, aveva dei fazzoletti del naso. E quindi niente, raga, tutto Como ha visto il mio culetto da piccolino. Ma avrei voluto esserci, sinceramente. Io no, sinceramente. Immagino chi passava vicino a quel palo e magari l'ha anche schiacciata. Non deve essere stato piacevole, in effetti. Portato per fortuna. Vero. Sì, si saranno sicuramente fortunati. A proposito, comunque, di imbarazzante. Sì. Ho un'altra domanda da farti e dovrai essere sincero. Ok, ho paura. Hai mai sfruttato il fatto di essere disabile per ottenere qualcosa? Una volta, lo ammetto. Ah. Ma è perché ero piccolino, non sì. Perché sono grande e quindi uso la scusa del disabile per farmi portare in giro e con la scusa. Esatto. No. Mi immagino anche con le ragazze, non dici mai dammi un abbraccio per favore. Ma anche quando l'abbraccio la mano scende un po' in basso per sbaglio. Cavolo. Saccio, giuro che non è vero. Comunque, una volta alle medie, mi ricordo che avevo usato la scusa
del non riesco per non fare un compito. E dicevo che appunto non riuscivo a scrivere con la mano. La prof mi ha detto: ma stortino, hai il computer apposta? E no prof, il computer mi si è rotto. E quindi ho usato la scusa per evitarmi la vendita. Hai capito. Sei stato molto furbo, mi è piaciuta questa. E un'altra cosa che sono curioso di sapere: mentre mi sparano le guardie, per favore, no, sono bravo, no. Ok, sono vivo. Dicevo che sono curioso di sapere come ti tieni impegnato ora mentre fai la cacca. Cellulare e Clash Royale a Goku. Ah, quindi giochi, non sei come gli altri che guardano i TikTok. No. Da buon TikToker che sono, mi dissocio. No, non guardo TikTok mentre faccio la cacca, gioco. Ah, ok, giochi a Clash Royale. Mi piace. E parlando di amicizie invece. Sì. Hai mai fatto pensieri strani su una tua amica? Qui dai, non puoi dirmi di no. Cosa? Mami, sì. Guarda. Devo andare, ciao. Pensa che tempismo. Allora. Spero che Chiara non stia guardando questo video. Chiara, chiudi il video. Non so chi tu sia, ma chiudilo. Tanta roba, Chiara. Basta, passiamo alla prossima. Ok, la prossima non so se ti piace, perché volevo proprio chiederti di raccontarmi che cosa hai pensato. Ahia, mi fa male l'unghia della mano. Porca vacca. Ma queste unghie. Questa live, cioè questo video, scusatemi, devo andare. Ah, ok, va bene. Chiara, non saprai mai cosa ha pensato stortino su di te. Cose belle, tranquillo. Cose bellissime. E giusto per parlare del contrario delle cose bellissime, dato che noi vogliamo veramente sapere cosa pensi, raccontaci la cosa più cattiva che hai pensato oggi. Che ho pensato oggi? Oh sì, la più cattiva in assoluto. Allora, oggi ero in live, un ragazzo è venuto ad insultarmi così a caso, in una mia live, e ho pensato che gli doveva venire una cacarella, come dice il buon RDT. Ah, buono. Sarà in bagno a pulirsi anche lui, a giocare a Clash Royale come te quando fai la cacca. E ora che ti ho chiesto le cose esterne, quindi cose pensato di cattivo in generale oggi, ok, hai la possibilità di dirmi cosa non ti piace di me. Ma tu sei un pacioccone, cioè no, devi dirmi cosa non ti piace. No, boh, sinceramente nulla, perché comunque ti reputo un bravo amico. Grazie. Sinceramente non ho mai pensato. Vado a prendere i fazzoletti. Comunque no, a parte gli scherzi, non ho mai pensato nulla di cattivo verso te, tutte cose positive. Grazie. Oh no, c'è un aereo che mi sta per sparare. Ok, allora questa cosa non è molto bella. È scappato! Vado a pusharlo. E intanto che lo pusho ti chiedo: hai mai tradito? Ho mai tradito? No, sono una persona leale. Sia in amicizia, in amore, ovunque? Esatto, è quello che stavo dicendo. Sia in amicizia che in amore. In amore direi che è la cosa principale, ma anche in amicizia soprattutto. Io penso che se c'è un... cioè, almeno io sono fatto così. Se c'è un qualcosa di un amico che non mi piace, io preferisco dirglielo in faccia piuttosto che... È giusto. Dirgliene dietro. Che bello, mi piace. E sicuramente mi piacerà anche la tua prossima risposta sul fatto: a chi hai mandato il tuo ultimo selfie? Il mio ultimo selfie? Oh sì. A mia cugina, con cui facciamo TikTok, dove gli mostravo un'idea per un TikTok divertente. Ah, ok, niente di sofisticato, no, mi piace. Aia, ma sono pazzi, no. Ah, che ce la portiamo a casa sta vittoria. Esatto, sarà una vittoria disgustosa. E a proposito di ciò, devi raccontarmi proprio cos'è la cosa più disgustosa che hai mai fatto. Oh mio Dio. Intanto io lo pusho. Diciamo che sono una persona molto che evita queste situazioni, perché sono una persona molto schizzinosa. Ah, però... non mangi la pasta con gli scarafaggi, quindi. No, grazie. Aspetta, la cosa disgustosa. Per sbaglio. Ucciso. Ok. Oh no, mi pusho un altro però, ma sono in troppi. No, pusharlo, vai cattivo. L'ho ucciso. Ho laggato ma l'ho ucciso. Troppo facile. Oh mamma mia. Comunque signor Luke, la cosa più disgustosa che io abbia mai fatto è stata mangiare la pasta con la maionese e il ketchup. Ah, ma ragazzi, a quanto pare è una cosa che fanno tutti. Ma che cavolo. Perché qualcun altro l'ha detto? Sì, tutti dicono questo. La pizza con l'ananas o la pasta con le cose strane. Ma la 12 è molto semplice. E ti chiedo: puoi scegliere tra soldi o amore? Cosa scegli? Amore. Che carino. E giusto per rimanere in tema amore,
amore, con quante ragazze ti senti in questo momento? Mi dissocio. No, adesso sono un bravo ragazzo. Solo 3, dai. Ma hai capito? Maledetto, sei un bravo ragazzo, dai. Vediamo se sei un bravo ragazzo con questa domanda, perché ti chiedo: diventi improvvisamente invisibile, qual è la prima cosa che fai? Mi metti parecchio in difficoltà. Sì. Voglio dire una cosa, però siamo pubblicamente, quindi non posso. Lo spogliatoio delle ragazze, perché è la prima cosa che ho pensato anch'io. Esatto, ok, allora a posto. Siamo tutti e due dei pervertiti. Sì! E se ti chiedessi quando è l'ultima volta che ti sei lavato? Questa mattina. Ah, che palle. Solo una persona ci ha dato una risposta interessante. Più o meno. Ok. La numero 16 è: hai mai guardato qualcuno immaginandotelo nudo? Uno o qualcuna? Qualcuna sì, qualcuna no. Qualcuna, cioè nel senso, okay. Qualche essere, sì, l'hai fatto? Sì. Hai capito. Beh, anch'io un sacco di volte. Questa è molto difficile. Hai 10 secondi e non devi neanche dirci il motivo. Hai 10 secondi per dirci una youtuber o streamer con cui fare un appuntamento per un'intera giornata. Vai. 10 9 8 7 6 5. Oh no, mi pushano. 4 3 2 1. Diccelo, vai. Ma aspetta, 10. Ma per un appuntamento hai detto? Oh sì. Vabbè, per lo stortino 30 secondi perché disabili. Ah, le scuse. Mi piacciono, mi piacciono le scuse. Oh no, oh no. Allora. Come si chiama? No, sono morto! L'avevo quasi ucciso! Ma come sei morto? Ma mi stavo divertendo! Vabbè, allora non posso, non vi risponderò. Perché sennò poi... Vabbè, ti farò solo la domanda finale. Ossia, datti un voto da 1 a 10. Giustamente, raga. Ma modesto, cioè, ma questa è una domanda ovvia. 1. Ma come? Ok, noi ci vediamo al prossimo video. Stortino saluta. Ciao! Bella!